No, però voglio sottolineare la prova di Vannucchi, che ha Sì. fatto tre belle parate, di Cianci e Cicirelli neanche a dirlo, perché Cinque gol su tutti e due capocannonieri. mi sembra... Sono capocannonieri No, tra proprio. l'altro notava, io vorrei che lo dicesse lui perché ci ha fatto notare lui, Alessandro, che fin dai primissimi istanti si è capito chi è Cianci, insomma, Sì. spallata, No, appena intervento partono... proprio di fisico, di cattiveria, come si suol dire, e poi subito dopo, vabbè, Gol. insomma, Sì. il gol. Ma è Questi due. impressionato. Prego, vai Alessia. No, no, era... Mi ha impressionato, cioè, pronti via, fischia l'arbitro, ha caricato il difensore dell'Arezzo. Una Cioè, spallata come una pazzesca. spallata subito. Come se già si conoscessero da prima, c'era qualcosa da Cioè chiarire. adesso te lo faccio capire Qualcosa subito, da Nick. chiarire. Io non si conoscevo. Comunque dico, questi due che stanno facendo molto, anzi più che molto bene, tutti questi gol l'hanno fatti mai. Cioè, Cianci ne ha fatti 10, 11, 12 in un campionato. Bravissimo, lo stesso Cicerelli 5, Cianci già sta a 5. in doppia cifra ci è Bene. andato, mi sembra, È vero poche che volte Legnago ha un si... po' falsata la cosa, però insomma, se voi guardate la Siviglia Cannonieri, questi sono in testa tutti e due con 5 gol e abbiamo giocato 7 Ma partite. secondo me Cianci è gasatissimo. Beh, gli farà bene l'aria dei Terni, no? Mica può fare sempre male. Allora, questo modulo ne avevamo già parlato ai tempi di Lucarelli, eccetera. Cioè, questo modulo all'attaccante lo puoi saltare, perché se Se tu, c'ha certe caratteristiche, poi. esatto, se tu il baricentro riesci a portarlo alto e c'hai tre quarti che lavorano per te, questo tipo di modulo a te, attaccante, ti salta, tu stai dentro l'area e teoricamente la butti dentro. Solo in fase di costruzione sei importante, vieni, fai la sponda e poi torni via. Però l'hai visto che cross che gli ha fatto Cicerelli? Certo, V no, no, voi vi cioè... ricordate quanti cross buttati via anche l'anno Da Franco scorso? abbozza tutti? A voglia se me li ricordo da quella fascia. Quindi Comunque anche quello è importante, cioè devi mettere il cross giusto, lo devi mettere nelle non era condizioni facile perché la giuste. palla Però, lì. Per ruolo lì ci giocava Di Stefano. Lui Di Stefano qualche cross no, fatto vabbè, bene l'ha sì, messo. Lo sicuramente. dicevo però prima, no? Ma se non so se si è sentito, ha visto rimbalzava anche la palla. Non era facile metterla dentro di piatto sull'angolino e tenerla raso terra. Non era Era un gran regolarissimo il gol. fondo, hai Un detto gran una gol, cosa quello è un esatta, gran hai gol. detto, Non so se, lo detto, se prima si è sentito, dicevo No. forse. Sì. Un po' più. Forse l'ho detto con Ah, un'espressione metteranno un colorita, ma si è beep. capito io. No, nel senso che comunque sia il Prato di Arezzo, pur a occhio non presentando problemi, effettivamente il fondo sembrava leggermente Ecco, lui l'ha gibboso. detto in modo elegante, io l'ho detto in un altro Gibboso, modo. è un po' più Quindi la palla non pane e scorreva proprio in salame. maniera fluida, Possiamo più di fare e una volta basta l'ho con questa visto. partita. No, fra un po' giochiamo quell'altra. Allora, Con chi giochiamo? campo basso. Lunedì. Sì. Sì. Andiamo anche sulla Ospiti Rai. po'. No. Sulla No. Rai andremo con l'Ascoli e poi a Carpi. Ok. Va bene, che ci frega, ce la vediamo dall'altra parte. Allora, Lo vedi? Lo stadio. Tanto andiamo tutti allo la stadio. società Ternana Calcio ha cambiato proprietario, è stata acquistata, ormai lo sanno anche i Sassi, da Alessandro Di Stefano, proprietario della Rabona, No, Stefano sarebbe d'Alessandro. Stefano D'Alessandro, vabbè, stiamo lì. Proprietario della Rabona Abbiate Mobile, come si pazienza. chiama? Rabona Stefano Mobile. D'Alessandro. Stefano Ok, d'Alessandro. della No, Rabona Alessandro. Il fratello Mobile. invece è Maurizio. Precisiamo che Enrico fa queste gag apposta per Tanto ci rendersi passano simpatico a davanti, casa, va ma bene. lo sapeva. Dico, questo però l'avevamo già detto mercoledì scorso allo stadio, quello che è successo di nuovo in settimana è c'è stato il primo CDA, in cui è stato chiaramente nominato presidente, ma la Ternana ha deciso di rinunciare alle prestazioni del direttore generale Diego Foresti. Ora, diciamo che ce l'aspettavamo, prima cosa. No, beh, era una questione di... Certe voci ci circolavano, Ma che purtroppo. purtroppo si sa che il calcio funziona così. Io non me Male. l'aspettavo. Tu non te l'aspettavi perché sei un'anima candida, Gigi, sei per il calcio romantico. Per non Qui dire un invece... cretino, volevi dire. No, no, non è questione, no, non è questione, no, perché una persona normale guarda... L'operato del direttore generale ad oggi ha costruito senza veramente con quattro Nokia una squadra che è prima in classifica ed è attrezzata Appunto. benissimo. Andrebbe, uno dice: beh, questo non si tocca, no? Ma poi più in generale squadra vincente non si tocca, e invece si tocca subito per altri motivi che, siccome c'erano nodi, ci facevano pensare che questa opportunità ci fosse e puntualmente
Anche la piazza non siamo essere stati, espressa. La no? piazza si è espressa prima, si è espressa anche durante e anche dopo, continua ad esprimersi. Vedremo già lunedì se ci saranno comunicati via Lenzuolo, no? Ma noi aspettiamo una conferenza stampa, veramente. Aspettiamo sempre una conferenza stampa. Pensa che non facciamo come l'anno scorso, che dobbiamo aspettare tutto il campionato. Però quello che voglio dire è, intanto bisogna rendere merito all'operato del direttore generale Foresti, perché è vero che il DS è Carlo Mammarella e ci rimane, però diciamo che una, vogliamo dire una grossa mano, diciamo così, gliela data in prima persona il direttore generale, e i fatti ci dicono che con, senza esborso di chissà quali risorse, perché i cartellini penso non ne sia stato pagato un cartellino, dico, nemmeno uno, sono tutti prestiti, prestiti svincolati, qualcuno abbiamo comprato, chi? Fammi un esempio. Beh, adesso guarda, non voglio dire cifre, non voglio dire sciocchezze, però non mi pare che siano arrivati tutti gratis quelli che avevano il cartellino. Comunque, insomma, vabbè. Diciamo che il tuo discorso in fondo era giusto. Adesso, al di là del fatto che magari un paio di giocatori siano arrivati con un piccolo esborso economico, ecco. No, è importante però che parecchi di questi sono arrivati a titolo definitivo. Questo è importante. Cioè, costituiscono un asset della società. Sì, mi risulta che il monte ingaggi è stato ridotto di circa una milionata di euro. Sì. Anche per la spalmatura. Per la spalmatura. Ho capito, però quelli sono contratti ereditati, non certo fatti da Foresti. E che in generale ad un osservatore neutrale esterno normodotato questo allontanamento lascia un po' da mare in bocca, perché non si capisce perché uno che ha operato bene venga fatto fuori. Benissimo, prendiamo atto. Voglio dire una cosa per lui. Dilla. No, beh, pensavo che dovevi muovere, sinceramente. No, adesso dico, questo è il primo atto ufficiale, no, che fa questa società, che ci ha tenuto... È partita proprio alla grande. Ci ha tenuto, no, direi proprio di no, però, o meglio, è partita alla grande perché ha pagato... I risultati. Ha pagato quello che doveva pagare, intanto quello che... Cioè, non è poco. Che non, desidembre, visto come stavamo, non è poco. La squadra va, per cui va tutto bene, solo che sempre per le voci, no? Perché chiamiamo le voci, anche qui sembra che il frontman sia questo... Stefano D'Alessandro. Questo D'Alessandro sia il frontman, ma dietro ci sia sempre... qualcun altro. Villazioni. Ho chiarito, ho detto voci. Tra l'altro, no, il sindaco pure ha detto non parlo del sindaco. Mi pare giusto. Per cui si rimane ancora un po' sul chi va là, no? Come staremo messi economicamente. A parte, si vedrà subito le prime scadenze, mancano due settimane. Speriamo, famo subito a vedere che cosa c'è dietro le carte, se c'è un bel punto o è un bluff. Detto questo, Gigi, no, volevo dire su Foresti adesso. Allora, facciamo una premessa, no? Una società è libera di fare, giustamente, nel momento in cui ha messo i soldi, perché l'ha messi, su questo non c'è dubbio, è libera di scegliere l'organigramma che vuole. Io mi pare di poter dire però che è l'opportunità che stride, cioè nel senso che questo ha costruito una squadra con più o meno sborso economico, secondo me parecchi giocatori sono venuti perché chiamati da lui, ti parlo di Ciangi, di Curcio, qualcuno di questi li conosce bene, lo stesso Iacono mi sa, comunque vabbè, al di là di questo. E poi io ero a Pesaro, nel momento di difficoltà, ho visto staff, dipendenti della Ternana, giocatori e in generale tutto l'ambiente appoggiarsi a questo signore che rassicurava tutti, dicendo... Cioè, come per dire, siamo calmi, pensiamo al campo. Lo stesso Abate si appoggiava a lui. Abate ha fatto la sua ottima figura anche lui in quel momento, devo dire. Però questa è una cosa fondamentale. La squadra, che è fortissima, costruita da Foresti e da Mammarella, secondo me non solo è importante, era importante la sua presenza per le mosse che ha fatto, ma anche per una certa affidabilità. È una certa garanzia che lui ha messo con alcuni di questi giocatori che secondo me sono venuti perché si sono affidati alla sua parola. E adesso metterlo alla porta, adesso, subito, non mi è parsa una gran mossa. Poi, ripeto, la società fa quello che vuole,
e giustamente potrebbe anche scegliere un altro organigramma. Io avrei semplicemente aspettato un attimo, almeno, e poi vedere quello che succedeva. Perché tra l'altro bisogna anche, come posso dire, non dico rispettare, ma sentire gli umori della piazza. Se tutta la piazza ti dice, e la piazza conta, perché sapete che a terra, teoricamente, no? Anche in trasferta, i tifosi si fanno sentire. Se tutti quanti in questo momento si è creato un blocco fra allenatore, direttore generale, direttore sportivo, staff, allenatore, giocatori, che alcuni di questi sono molto legati al direttore generale, ve lo garantisco, perché andare a toccare? Cioè, questa è una sciocchezza, io dico dal punto di vista calcistico, per altri motivi, poi ripeto, sono legittimi e ci mancherebbe altro che io mi permetto di dire quello va tenuto, quello no. La società decide, giustamente, mette i soldi, sennò me li potrebbero dimetterceli tu, no? E invece la società giustamente decide, ma anche se ci fosse, come posso dire, una sorta di dissidio, in questo momento bisogna passarci sopra. Perché quello che conta, penso anche per questa società che è arrivata, sono i risultati sportivi. Perché poi se tu dovessi vincere il campionato e facciamo tutte le scaramanzie e gli scongiuri del caso, inquadriamo solo a me Enrico, quindi Alessandro può fare anche altri tipi di scongiuri, però se dovessi vincere il campionato cambia tutto, no? Anche in un futuro. Cioè, intanto ci puoi avere, no, una serie di surplus, perché una società che prende in Serie C e va in Serie B, insomma, alla fine rischi di guadagnarci. Quindi questo è un errore dal punto di vista calcistico, per tutti, sportivo o comunque di campo, ripeto, perché ho notato, che l'ho visto dal vivo, che alcuni giocatori erano e ancora sono molto legati a questo direttore sportivo. Alcuni di questi sono venuti per lui e adesso secondo me rischiamo un pochino di far scricchiolare tutta la cosa. Speriamo di no. Quello che stai dicendo tu, speriamo di no. Non sono proprio uno sprovveduto, lo capisco perfettamente e ti dico che hai anche ragione a dire quello che dici, però rimane un discorso. I giocatori sono dei professionisti, quindi loro devono fare il loro lavoro a prescindere che il direttore generale sia loro amico o sia un perfetto sconosciuto. Io dico una cosa, questo è il dovere dei giocatori professionisti, il dovere della società. Prima che di venire incontro ai voleri della piazza, è quella di garantire la serenità dell'ambiente. E la serenità dell'ambiente si garantisce in una sola maniera, pagando regolarmente gli stipendi e le spettanze della società. Punto. Quando la società garantisce con puntualità lo stipendio, i contributi, le tasse, il diavolo che ti pare, paga i fornitori, eccetera, i calciatori sono obbligati per professionalità a dare il loro massimo. Poi dopo è chiaro, c'è anche il direttore generale amico che fa la collante, che risolve i problemi meglio, ma si lavora uguale. Ma c'è stato un momento? Detto questo, no, aspetta, voglio affrontare l'argomento in maniera più organica e seria. Se devi fare una battuta dentro un minuto, bene. Ma no, ma in 10 secondi, ti voglio solo dire, c'è stato un momento in cui qualche dubbio sulla solidità c'è stato. E ce l'hanno avuto sicuramente anche i giocatori. Beh, certo. E la figura di Foresti è stata fondamentale. Certo. Capito? Questo volevo solo dire. Scusa se ma questo se l'ha capito, l'avevi già detto. No, però è fondamentale. Tu mi dici, certo, se andiamo avanti alla grande, chi c'è. Ho capito. Se tu sei un professionista e vieni pagato regolarmente, devi dare il tuo 100%. Punto. Fine della discussione. Dopodiché, le motivazioni dietro a questi defenestramenti, prima di uno, poi uno rientra, ecco, ne esce un altro, eccetera, eccetera, li affrontiamo organicamente, con calma, punto per punto, con il dovuto tempo, siccome mancano pochi secondi al fine del secondo blocco e al lancio della pubblicità, sai che ti dico? Addirittura l'anticipo, ti è. Quindi, regia, per favore, pubblicità e torniamo tra poco. Casa tua. La scelta di una buona azienda vuol dire scegliere un buon infisso.
Marinelli e Marta ti offre innovazione e qualità di un prodotto futuristico e durevole nel tempo, con un'estetica e design sempre attuale. Acquistare una finestra a Marinelli e Marta significa investire in serramenti che rispondono alle più recenti normative in materia di risparmio energetico, isolamento acustico e sicurezza. Marinelli e Marta, la tua finestra sul domani. Lo studio PTP è una realtà innovativa e all'avanguardia nel campo della fisioterapia e dell'ortopedia. Nel polistudio PTP si eseguono visite specialistiche ortopediche, terapie manuali, terapie strumentali e altri servizi personalizzati. Vi aspettiamo con professionalità e cortesia a Terni in via Magenta 7, perché PTP alla vostra salute ci tiene. La nuova generazione delle imprese funebri a Terni è Carducci e Giovannelli. Di Carducci Stefano e Giovannelli Stefano. Troverai da noi professionalità e cortesia. Siamo in via Campomicciolo 2830 a Terni, con telefono 0744 28 81 66, 24 ore su 24. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Pizza e non solo. Menù da sporto, ogni 10 pizze, undicesima in omaggio. Pizzeria La Meridiana, a Terni, in via del Ribo 139. Da leccarsi le dita. Armeria Italia, in viale Brin 74 a Terni. Vasto assortimento di carabine, fucili, pistole, munizioni di ogni tipo per l'attività sportiva e la caccia. Specializzati per ogni settore venatorio. Offre la possibilità di provare le migliori ottiche e visori termici. Grande offerta di abbigliamento per il tempo libero. Il tutto proposto con grande professionalità e serietà. Io sono la signora Concetta dello Scunnizzo e vengo nei quartieri spagnoli. Mi fa piacere dove sono nata e sono cresciuta, però pure da non mi piace. Venitemi a trovare la roba che vi piace, se non vi piace non mi pagate. La pizza, la zuppetta di pesce, il bongola, il papà, primo padrone dello Scunnizzo. Venite a dello Scunnizzo perché avere la pizza napoletana. Lungo la Flaminia tra Terni e Narni, il ristorante Regno Verde vi aspetta al fresco della grande terrazza panoramica, con la genuinità dei suoi prodotti agrituristici, le carni di qualità superiore e le bontà della cucina locale. E l'ingresso alla piscina è gratuito per i clienti del ristorante.
Il ristorante dell'agriturismo Regno Verde vi aspetta in strada di San Faustino 26 a Narni. Telefono 0744 744 335. Stia DSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403. Bene, eccoci tornati in studio, ultima parte di trasmissione. Dicevo, affrontiamo un po' più organicamente questo discorso. Allora, detto che mi pare unanime che cacciare via Foresti in questo momento sia stata una scelta veramente sciocca, mi sbilancio nel definirla tale, perché comunque sia, anche se ci sono dei dissidi, anche se ci sono dei discrezi, almeno fino a Natale si va avanti insieme, no? Per mantenere lo status quo, che mi sembra discreto come status quo, visto che stiamo giocando bene, siamo secondi in classifica, veniamo da 4 vittorie consecutive, insomma ci stanno anche i tempi, no? Di fare le cose, invece no, via subito, consumiamo tutto quello che c'è da consumare e va bene. Detto questo, non vi sarà sfuggito che con la nuova proprietà è ritornato Daniello. Allora, che cosa, a un cristiano normale, adesso con tutta la buona volontà, è che, grazie a Dio non sono giornalista, quindi posso speculare quanto e più mi piace senza dover rispondere a particolari regole deontologiche, se non quelle della legge, della non bigliana querela, così tanto per divertimento. Dico, mi viene da pensare che di direttori gestionali amministrativi ce ne stanno qualche migliaio in Italia, no? Se ritorna quello che c'era prima, mi viene da pensare che c'è anche chi c'era dietro, cioè questo Daniello dovrebbe essere espressione, no? Di chi fondamentalmente ha finanziato fino a prima e adesso rifinanzia anche adesso, che non è detto che debba essere una persona. Può essere anche una banca. Ah, e qui te voglio. Me vuoi, insomma, non è che proprio dormo. Ma te voglio nel senso... Dormo proprio da piedi, perché per carità. Per cui, siccome sappiamo che c'erano stati screzi tra il DG Foresti e questa persona che è tornata, non vorrei che invece di anteporre l'interesse sportivo, il bene della Ternana, i risultati, eccetera, eccetera, si consumassero delle piccole vendette intestine, così, no? Speculo, chiaramente sono ipotesi, tutto dubitativo, però io da persona, da uomo della strada, leggo due cose e dico, ma sai com'è? Io percepisco questo, poi non so voi che impressione avete avuto. A me mi pare però di fatto tutto serviva a meno che cacciavero il direttore generale. Questo che abbiamo detto. È la mia modesta opinione. Tu che dici? Beh, allora, tante cose non le so, quindi non voglio parlare di cose che non so. Però, no? Per quanto riguarda, ce ne stanno qualcuna che ne sai, no? Posso dire quello che so, ti dico che secondo me Foresti è un uomo di calcio, Daniello non lo so, e poi chi è meglio non lo so, no, nel senso che non posso giudicare persone che non conosco. Ho detto che Foresti mi ha fatto una buona impressione dal punto di vista della gestione dello spogliatoio e del campo. Poi altre e cose, della squadra costruita. E della squadra costruita. Poi, secondo te, io... No, che poi sono notoriamente un presuntuoso, mi posso permettere di dire se è meglio Foresti o Daniello, non lo so, mi pare sono due ruoli completamente diversi, però uno tiene i conti, quell'altro però fa non so tanto diversi, perché Daniello adesso dovrà sostituire anche in parte Foresti, no? Perché il direttore sportivo c'era pure prima, che era Mammarelli. Esatto. Io penso in questo sono modesto perché non conosco le vicende. Penso che Foresti fosse anche un uomo di calcio, ci poteva far comodo. Daniello non lo so, magari si rivelerà meglio di Italo Allodi. Al momento non lo so, non mi pare. Poi non so se le due figure fossero alternative, penso di sì. Ma al di là di questo, io penso invece che Foresti fosse in tutta la compagine societaria, a parte Mammarella che però fa il direttore sportivo, quindi non so se diventa la società, fosse l'unico uomo di calcio. Io credo che fosse questa è la cosa che contava. Poi adesso ne arriverà un altro di uomo di calcio, non lo so, perché penso che se Daniello è rientrato come direttore gestionale, la compagine societaria per il momento, salvo altri colpi di scena, non cambierà.
Non so se ci abbiamo guadagnato. Questo è quello che so io. Poi su altre cose, come diceva Livia, sicuramente c'è di mezzo una banca, ma magari alla banca qualcuno ha dato delle garanzie, però queste sono cose che io non so, quindi non posso dire, ripeto, siccome l'argomento è anche delicato, sì. E non posso dire cose, io se mi chiedete se quel giocatore è bravo o non è bravo, lo posso dire, perché ormai sono tanti anni purtroppo che guardo il calcio. Se invece mi chiedete queste cose, vi posso dire che posso andare per congetture, ma le congetture poi pubblicamente non è detto uno debba dirle, perché poi non ci devi avere le prove per dire delle cose. Allora ti dico, probabilmente chi è subentrato, specificando che è una congettura, no, allora, chi è subentrato, mica dice, da quello che so, verbo. Le garanzie in banca ci sono, i soldi sono stati versati, se è di Stefano, come dici tu, comunque da Alessandro, sia Alessandro, o se è qualcun altro, è uguale, intanto quello che deve essere versato è stato versato, speriamo che si continui così. È l'ambito sportivo che a me non convince invece, perché questo Foresti, che non sarà il migliore direttore generale del mondo, sicuramente, però era una figura che ci faceva comodo. Questo è il mio, fra l'altro, ma non perché si debba sentire il rumore della piazza, ma perché secondo me la piazza si era espressa chiaramente per confermarlo. E tante volte, come posso dire, accontentare i tifosi diventa fondamentale per cementare l'ambiente. Solo sul resto, io per alcune cose, secondo me, non è neanche il caso che ne parli, per altre non le so. E non lo so, qui non è che possiamo dire che Daniello non va bene e che Foresti andava bene, io non me la sento di dirlo, mi sento però di dire che Foresti è un uomo di calcio da tanti anni, questo sì. Su Daniello io non lo conosco, quindi non so, magari farà benissimo, sì, ma fa un ruolo che sportivamente parlando... C'è anche Mammarella però, speriamo no, che però speriamo. Insomma ha lavorato bene ma in collaborazione con Foresti, da quello che... Dai, è così. Che volevi dire tu? No, dicevo, analizzando un attimo dal punto di vista sportivo, allenatore, squadra, Foresti faceva da legante, era un gran legante per tutto l'aspetto calcistico sportivo, quindi secondo me come tempo per mandarlo via è stato totalmente sbagliato, quindi sono d'accordo con Gigi, non so il discorso Daniello, Banche, voi sapete che io... questi aspetti poco li conosco, dico veramente. Che dal punto di vista della squadra sostanzialmente l'aspetto importante sono le fideiussioni e coperture bancarie, perché sostanzialmente il giocatore gioca a calcio e quindi deve percepire in quanto professionista uno stipendio per vivere, quindi per il giocatore la garanzia dello stipendio è l'aspetto più tranquillizzante di tutta questa situazione. Altro fatto è che siccome adesso la squadra ha costruito un bel blocco, quindi si ragiona da squadra, Abate, Mammarella, Foresti hanno creato questo blocco insieme a tutto lo staff che li circonda, io obiettivamente avrei aspettato se non altro un altro mese e mezzo, una convivenza si poteva trovare, come magari si è trovata all'inizio, perché Daniello mi risulta che è andato via il mese scorso, se non erro un mese e mezzo fa, hanno convissuto Daniello e Foresti, quindi potevano convivere un altro mese e mezzo. Aspetti che la squadra comunque sia prenda ancora più certezza dei propri mezzi e poi magari dici che non sei d'accordo con alcune scelte e magari lo mandi via, perché può succedere così, è successo su altre piazze, è successo con altri interpreti. Di fatto rimane la Ternana e a noi sta a cuore le sorti della Ternana, quindi secondo me il timing di cacciata di Foresti è calcisticamente errato. Te la faccio sempre la domanda, cacciare via Foresti è in un'ottica di volere bene la Ternana? No, vedendola da fuori mi dà l'idea di una ripicca. Ecco. Perché comunque sia, al netto che probabilmente se l'hanno mandato via sicuramente avrà sbagliato qualcosa, ad oggi la Ternana è seconda in classifica. È stato costruito un gruppo sicuramente forte che diventerà ancora più squadra calcisticamente forte. Foresti è stato un elemento fondamentale. L'intervista di Cianci, che è l'unico che ha pubblicamente detto, che è avvenuto a Terni per Foresti, convinto dal progetto Ternana. Cioè, questi sono dati di fatto. Ad oggi parliamo del nostro attaccante. Però, credo che ne abbia convinti anche altri, perché secondo me Curcio pure si è venuto a te benissimo l'ultima mezz'ora per però lui. Anche a te devo dire la stessa cosa che ho detto a Gigi,
il calciatore è un professionista e si deve dimostrare tale. Vieni pagato? Sì, allora devi dare il 100%. Io perché, questo me l'aspetto. Perché, come Abbate in conferenza stampa ha dichiarato, sono venuto qui per Capozucca, e non mi pare che se n'è andato dopo che hanno dato la Capozucca, e mi sembra che anzi stia dando il massimo. Lo stesso Mammarella è stato, diciamo, a fianco di Capozucca, è stato benissimo, rivalutato, rimesso in certi ruoli, eccetera. Poi è arrivato Foresti mi e ha trovato i calciatori, e quei calciatori che erano venuti per Foresti si comportino come si è comportato Abbate, da professionisti. Ho premesso che la miglior garanzia di tutto è la continuità dello stipendio. Io me lo auguro. Quindi è stata una premessa, Henry, no? Sì. Al netto che il pagare lo stipendio sta alla base della loro professione, quindi è la parte più tranquillizzante calcisticamente. La dipartita di Foresti, però un direttore generale conta, ti sento che sbuffi che hanno. No. Adesso, però scusa. Allora io non vedo l'ora, no, lo dico molto sinceramente, io non vedo l'ora che ci sia questa famosa conferenza stampa che all'inizio si vociferava se dovesse essere lunedì, poi probabilmente martedì, adesso siamo a mercoledì, ancora questa conferenza stampa non c'è stata. Allora io onestamente, prima di esprimermi in toto, perché ognuno di noi si è fatto delle idee ovviamente su questa situazione, vorrei capire quali sono le motivazioni alla base di determinate decisioni. Perché poi alla fine io vorrei sentire che il presidente Stefano D'Alessandro ci dica quali sono le motivazioni che sottendono a questo tipo di scelta, a questo tipo di decisione. Ora, voci dicono che, voci, anche un po' il comunicato lo spiega, che in realtà sarà lui come amministratore unico ad assumere un certo tipo di ruolo dal punto di vista gestionale, formalmente, capitemi bene, noi sappiamo che Diego Foresti era il direttore generale, che più che della parte sportiva, quindi si occupa della parte gestionale. Quindi diciamo che, però sappiamo anche, adesso non si dovrebbe dire, però che Diego Foresti ha fatto anche un certo tipo di lavoro anche importante al fianco di Mammarella dal punto di vista sportivo. Per questo io sono molto curiosa di sapere, perché poi ci saranno anche delle domande, no? Di sapere quali sono le motivazioni che hanno portato a questo tipo di scelta. Sul fatto che la scelta di mandare via Diego Foresti in questo momento specifico, che questa scelta sia impopolare, beh, di che discutiamo, è chiaro che è impopolare, anche perché fondamentalmente è vero che è uomo di gestione economica e che la situazione economica non è rosea, perché comunque se abbiamo preso dei punti di penalizzazione vuol dire che la situazione non è rosea, però è chiaro che la gente vede che la squadra è stata costruita in un certo modo, che è seconda in classifica, che gioca bene, che si è fatto gruppo, eccetera, eccetera, quindi diciamo all'occhio balza più quello che non magari l'aspetto economico in questo momento, passa un po', se vogliamo dire, in secondo piano, non lo so, ecco. No, anche perché fosse arrivato l'Emiro, no? Che ti fa dormire tra sette guanciali dal punto di vista economico, uno vabbè, pazienza. Mi sembra che non si è arrivato esattamente un emiro. Sicuramente un emiro no. No, mi sembra che c'è qualcuno. Diciamo che allora, se uno fa una ricerca, perché poi Google ce l'abbiamo tutti, vabbè, qualche no, situazione ce l'abbiamo tutti. Scusa, per andare via, a verificare. Senza, allora, ma mi torturo, ma se il primo cittadino, che è un'istituzione, ti fa un'intervista e dice questo i soldi per tenere, non ce l'ha, detto proprio da solo, dimentica da per anni anche solo, Guida ce l'aveva e lui gliela ha data Guida. Quello io non commento, io riporto un'intervista l'ho commentato io. L'intervista che ha fatto, qualche dubbio a me normale cittadino scoprire chi c'è dietro per il progetto. Lo stadio lo farà chi c'è dietro, vedremo, la clinica la faccio io, intervista sua, quindi io questo riporto quello che ha detto, quindi non dovete commentare, è soltanto uno spunto per chi ci vede, se no sembra che uno non le vede, non le legge certe cose, vengono dette, vengono lette, vengono ascoltate, primo cittadino, quindi
Comunque, noi subito dopo la partita, ricorderete, a Liberati... Che non è arrivato un emiro, se, ti ripeto, il primo cittadino dice che questo da solo le sostanze per sostenere l'Atenea non ce l'ha e vuole scoprire chi c'è dietro, figura se non voglio scoprire pure io, o no. Però se partiamo con questo, con queste basi, va bene, Guida era palese che era arrivato a cottura, diciamo così, a livello... stavamo vicino, diciamo, a una situazione molto estrema, estrema. Uno si aspetta, beh, chi la rileva ci farà stare tranquilli, non sembrerebbe da non si può stare tranquilli neanche adesso, perché bisogna scoprire chi c'è dietro. Io un dubbio ce l'ho, perché ripeto, se è tornato Daniello, da pensare a alcune cose. Non, sì, però questa era un'ipotesi che avevo fatto anch'io dopo la partita, però mi è stata in qualche maniera... Non dico smentire. Lo scopriremo solo vivendo. Vabbè. Comunque, scusa, tornando al direttore generale che diceva prima Alessandro, e io sono d'accordo, faccio l'esempio di Marotta, che sta lì, adesso fa il presidente, però ha fatto il direttore generale per diversi anni. La proprietà dell'Inter è cambiata, l'Inter, insomma, una società che incassa, però ha avuto anche dei grossi problemi economici. Secondo me la figura di Marotta è stata fondamentale. Ha vinto uno scudetto, ha rischiato di vincere una Champions, ma lì è Marotta che, come ha lavorato bene alla Juve, ha lavorato bene all'Inter. Quindi la figura di direttore generale, per quello che riguarda il campo, sul resto io non... è fondamentale. È fondamentale. Per questo dico, e sono d'accordissimo con Alessandro, che al di là di volerlo tenere o no, perché poi su questo, ripeto, la società è legittimo che decida come vuole. Chi mette i soldi poi alla fine le decisioni giusto, le prende come gli giusto, pare. Però il timing è assolutamente sbagliato. Cioè, in questo momento, ripeto, a pochi giorni dal momento in cui Foresti forse è stato il collante decisivo per non far crollare tutto nel momento di difficoltà, tu me lo mandi via, legittimamente, che poi ognuno di loro fa come... Secondo me, dal punto di vista sportivo della squadra, è un errore. Poi, come dice Enrico, tutti devono fare i professionisti, per carità. Però, insomma, che ci si fosse costruito un blocco granitico, secondo me non ci sono dubbi. E questo, quando vai a toccarlo, non è una gran mossa. Poi magari andrà meglio, no? Perché, certo, insomma, nessuno lo può sapere di questo, no? Però sulla carta è un errore. Tra l'altro, non lo dico solo io, che sono una persona notoriamente molto presuntuosa, ma chiunque in questi giorni mi contatta mi dice cose molto più gravi di quelle che sto dicendo io, che io magari le sto dicendo in televisione, ecco, ma mi dicono cose clamorose, cioè gente che non vuole andare, gente che dice, insomma, non voglio neanche raccontarlo, però stanno tutti noi arrabbiati, di più, tifosi veri, ma è molto semplice, che se tu fai questa mossa, nessuno, anche un malato di mente, nemmeno un malato di mente, la può interpretare come una mossa fatta per il bene della terra, è impossibile. Io su è impossibile non ho detto, interpretarla però ti dico quello che mi è stato detto. È impossibile interpretarla in questa maniera, impossibile, perché se tu a chiunque dici secondo te questa è una mossa fatta del bene della Ternana, tutti rispondono no, perché come fai, su che basi? Allora pur legittima, no? Ma la società è legittima, il privato fa come gli pare, chiaro, no? È evidente, certo, ma perché la squadra c'è. Il gruppo è forte, ma sta diventando squadra, ancora non è diventata squadra. Bisogna aspettare, un altri due mesi vanno aspettati. È come quando si dice squadra che vince non si cambia, no? Che si tocca la formazione. No, purtroppo dal punto di vista calcistico è stato sbagliato, si denota un minimo di imprecisione. Anche perché, Livia, mi risulta, o almeno mi sono fatto questa idea, che qui è un altro Lin peggio di quello dell'anno scorso, nel senso, o vinciamo il campionato e andiamo in Serie B, bravo, e allora forse economicamente ricominciamo a navigare in acque un po' più serene, o tutum. Secondo me quest'anno è stato fatto questo tipo di ragionamento. Io penso che sia stato fatto, come dire, anche pianificandolo in qualche maniera, un all-in del genere, perché, allora, guardiamo la situazione. Quando il campionato è finito e noi siamo retrocessi, sapevamo che non ci sarebbero entrati una barca dei soldi che entrano in Serie B, avevamo per fortuna un tesoretto che era quello dei minutaggi per, no, per i ragazzi che hanno giocato, le valorizzazioni, premi di valorizzazione, sì, ecco, 6 milioni di euro che
ci hanno aiutato, diciamo la verità, a andare avanti, perché Corrado, altrimenti Corrado, la cessione, eccetera, cioè, ci hanno andato avanti, ci hanno aiutato ad andare avanti, perché altrimenti probabilmente la Ternana sarebbe stata in una situazione economica veramente disastrosa. Allora, quando ci siamo visti quest'estate, noi tutti pensavamo che avremmo fatto una squadra modesta, perché con quei pochi soldi, con quelle poche sostanze che c'erano rimaste, abbiamo pensato questo. Allora, io immagino, perché guardate, non lo so, nessuno me l'ha detto, immagino che sia stato fatto un tipo di ragionamento, come giustamente dicevi tu, un all-in, cioè comunque, vabbè, c'ho pochi soldi, però voglio costruire una squadra all'altezza della situazione, possibilmente che mi privata subito in Serie B. Ora, il punto di domanda è: fatto il passo più lungo della gamba, nel senso che si è speso un po' troppo e poi la società si è trovata veramente con un buco, una difficoltà economica? Io i conti non l'ho visti, ragazzi, quindi non ve lo posso dire. Sicuramente il dato di fatto è che non essendo stati pagati gli IRPEF, che si riferiscono alle ultime due mensilità della Serie B, evidentemente un buco economico si è creato, perché se no l'avremmo pagati questi soldi. Ora, siccome però io i conti non li ho visti, non vi posso dare una risposta. L'all-in probabilmente è stato fatto con questo tipo di ragionamento. Vabbè, speriamo che entrino sponsor, amici, qualcuno che ci sostiene, intanto costruiamo una squadra molto forte sperando di tornare immediatamente in Serie B. Evidentemente questi amici, perché si sono cercati, evidentemente Guido, chi per lui, ha cercato altri soci che potessero andare in società, ma non sono entrati. Ad un certo punto ci si è aggrappati anche all'idea di un Benedetto Mancini che aveva promesso 4 milioni di euro a fronte di un acquisto di una società con un angosto di gestione, che già se te lo accolli hai fatto tantissimo in Serie C, e ti sei ritrovato veramente in una difficoltà estrema. A questo punto noi c'è davvero da augurarci che, siccome la Ternana continua a costare circa 1 milione di euro al mese dei costi di gestione, c'è da augurarsi che dietro qualcuno ci sia veramente che li paga, perché sennò questo all-in potrebbe essere un po' pericoloso. Questo è insomma un esame della situazione, poi opinabile, per carità, ripeto, i libri contabili non abbiamo visto, non abbiamo visto niente, quindi stiamo parlando soltanto su quello che ci è possibile e ci è dato sapere, insomma, ecco. Poi è chiaro che il tifoso è normale che dica: io sono contento che la squadra è stata costruita in questo modo, sono contento se la Ternana ritorna in Serie B, ai conti ci pensi qualcun altro, anche, e speriamo che qualcuno ci pensi. Però, ecco. Più che venire, più che andare in 800 ad Arezzo, più che continuare a avere delle presenze più che onorevole, perché i biglietti erano quelli, se no erano di più. Delle presenze più che dignitose, ha liberato anche l'ultima con Legnavo in casa alle 6:30, un orario molto difficile, c'erano comunque sia circa 4.000 persone. Sono delle cifre, dei numeri. Dai, che gli vuoi dire, per carità? Cioè, solo che complimenti. Quindi andrebbero rispettati. Vanno rispettati. Io dico, come il nuovo presidente ha la libertà, secondo me sbagliata, di mandare via Foresti, la colpa è di Guida, che non ha pagato le scadenze dell'IRPEF dell'anno scorso. La colpa non devi è arrivare sua. Agli ultimi tre giorni, insomma, la per colpa è sua, non conto, puoi sperare in un fantomatico assegno di una persona che non conosci, non hai garanzie, lo ha già fatto. Io, ecco, Italia, poi. Assurdo, no? Non puoi arrivare agli ultimi giorni, comunque sia denota una scarsa programmazione, una scarsa organizzazione. No, e purtroppo una certa dose di ingenuità. E purtroppo in un campionato di Lega Pro, dove tu comunque sia te andrai a giocare con due o tre squadre, perché poi le altre alla lunga si staccheranno, anche due punti, barra un punto, speriamo, uno. Speriamo che Andrea prenda le penalizzazioni, può diventare fondamentale e vitale. Ma scusate, per allora passare noi, dalla vittoria e no. A noi a luglio, perdonatemi se questa cosa la dico, perché eravamo insieme, quindi quando insomma ci vennero date alcune informazioni, eravamo insieme tutti presenti, a luglio ci venne detto che la situazione economica della Ternana era di un certo tipo e che c'erano dei gruppi, uno in particolare, che era interessato ad acquisire la Ternana. Io francamente non dimentico che ci fu
da parte dell'allora presidente Guida una smentita. Anche stizzita. Poi, come dire, il tempo è galantuomo e le cose sono venute fuori. Qualcuno ci ha detto anche, sia la sottoscritta, ma anche a M Eterni Television, chi ha parlato di questa trattativa, che eravamo lì per destabilizzare l'ambiente. No, signori, non eravamo lì per destabilizzare l'ambiente. Il problema era che sapevamo che la situazione economica della Ternana era molto difficile e che era necessario con urgenza trovare delle risorse per andare avanti. Questo era. Nessuno voleva destabilizzare. Ma come dicevo, il tempo è galantuomo e alla fine è venuto fuori quello che dicevamo. Poi, che la trattativa fosse portata avanti da Pinco, Pallo, Genoveffa o Giuseppino, a noi non interessava. Ma il problema è che noi ponemmo all'epoca un problema che era quello di dire: questa società sta in grossa difficoltà, qualcuno ha fatto una proposta di acquisto che era reale, torniamo a ripeterlo, e siamo stati accusati di essere dei personaggi che destabilizzavano l'ambiente. No, va bene, cavolo. Perlomeno non abbiamo chiamato presidente il primo che si è presentato. Vabbè. Ma io, guarda, non voglio, io non parlo degli altri, dico semplicemente che purtroppo quando noi avevamo ipotizzato, noi come la redazione di MTN Television, che la situazione era complicata dal punto di vista economico a luglio già, era perché non è che ce l'inventavamo, vabbè, su questo, volevamo su non, dar già fastidio dubbi a qualcuno. È giusto. Era una fonte verificata, accreditata. E ad oggi possiamo dire che avevamo ragione? Purtroppo. Vabbè, purtroppo avevamo ragione. Adesso parliamo di quello che succederà. Alla fine è andata come dicevamo noi. Vabbè. Il conto è quello che succederà adesso. Ecco. Speriamo che abbiamo torto. Lunedì una partitaccia, speriamo bene. No, nel senso che il direttore generale, che non c'è più, non sia fondamentale. Quindi la Ternana continui su questo passo. Sì, ma io mi appello però ai giocatori, perché come tu hai giustamente detto, facciano loro. Io non posso avere dubbi, ci mancherebbe altro. Quindi adesso abbiamo due partite in casa che possono essere fondamentali. Ma, insomma, siamo secondi a un punto dalla prima, quindi due partite in casa, di una con l'Ascoli, che è il solito scontro diretto brutto, difficile, una partita ostica come al solito. Speriamo che la Ternana continui su questo passo, perché poi in questo momento quello che può curare la situazione sono i risultati, perché se poi invece vinciamo queste due partite, tante cose magari ce le dimentichiamo, si appianano. Io sono convinta che i giocatori facciano il loro dovere fino in fondo. Mi correggo da sola, perché ne sono certissima. Altrimenti noi siamo sempre vigili. Ma non c'è il dubbio, dai, su. Di tutto questo, va bene. Abbiamo finito, il tempo a nostra disposizione. Una puntata un po' complessa. Molto. Un po' anche perché stiamo del mercoledì, per cui... Ma un po' anche perché ci doveva stare una conferenza stampa che non c'è stata, quindi ragioniamo sulle illazioni. Ci sarà mai una conferenza stampa? Io credo di sì. Va bene. Vediamo un po'. Dichiaro chiusa la puntata, va bene? Ringrazio Gigi Manini, che va bene così, Livia Torre, grazie Livia. Ma avete chiamato in una puntatina comoda? Quell'altro è veramente al lazzaretto, sta diventando... Non possiamo dire che Gianni ci ha... È giustificatissimo, ribadiamo in bocca al lupo, forza Gianni, ti aspettiamo. Ciao Gianni, un bacio. Più forte di prima. Grazie Alessandro Mari, grazie a voi che continuate a seguirci imperterriti. Grazie, che vi dobbiamo dire, speriamo sempre di farvi nonostante compagnia. Te, insomma, sì. No, sì, nonostante me, nonostante Gigi, insomma, le aggravanti sarebbero tante. Grazie a non lo so quando, la prossima. Non giochiamo da lunedì, per cui non... A sorpresa. Ciao.